Finanziamenti per oltre 5.300.000 euro di risorse del PNRR sono state destinate dal Ministero della Cultura a 6 chiese calabresi, inserite nell'elenco degli interventi relativi alla sicurezza sismica e al restauro degli edifici di culto. A renderlo noto è il sottosegretario all'interno Vanda Ferro. I progetti da finanziare, che saranno realizzati dalla Direzione Sicurezza del Patrimonio Culturale, tra quelli che potranno essere ultimati entro il 2026, termine imposto dalle regole del PNRR. Per altre importanti chiese calabresi si stanno valutando altre fonti di finanziamento. In particolare, 800.000 euro sono destinate alla chiesa di Santa Maria del Mezzogiorno di Catanzaro, 1.875.000 euro alla chiesa matrice di Cropani, 700.000 euro al campanile della chiesa del Rosario di San Lucido, 930.000 euro alla chiesa Santa Maria Assunta de Nives di Isola Capo Rizzuto, 430.000 euro alla chiesa di Sant'Antonio da Padova di Pallagorio, 630.000 euro al Santuario della Madonna del Soccorso di San Mauro Marchesato. Ringrazio il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, dice il Sottosegretario all'Interno Vanda Ferro, per l'attenzione che riserva al territorio calabrese e al suo patrimonio culturale, e i vescovi delle diocesi interessate con cui abbiamo avuto continue interlocuzioni sia per gli interventi da effettuare sugli edifici di culto di proprietà del FEC del Ministero dell'Interno, sia al fine di cogliere le opportunità offerte del PNRR.